La moda di giurarsi amore eterno attaccando i lucchetti ai lampioni del lungomare. Esattamente come i protagonisti del libro culto dei giovani Ho voglia di te. Se continua così è possibile che anche questo lampione faccia la fine di quello di Ponte Milvio a Roma, alla fine piegato dal peso dei lucchetti. Beh, non siamo proprio all'allarme rosso, ma tutto sta ad incominciare, si sa, le mode quando prendono sono dure a morire. E così, proprio come nel libro Rivelazione di Federico Moccia, Ho voglia di te, ecco il nuovo modo per giurarsi amore eterno di una coppia. Un lucchetto che si chiude, la chiave buttata via per sempre e il gioco è fatto. Nel libro e poi nel film, con l'attore di Andria Riccardo Scamarcio, era il terzo lampione, quello che si affaccia sul Tevere e guarda il ponte di Corso Francia. Qui siamo più semplicemente, si fa per dire, sul lungomare di Trani. I lucchetti, abbiamo scoperto, sono qui da tempo, ce n'è uno datato addirittura 31 dicembre 2006, molto prima cioè che il film uscisse nelle sale, prima ancora che scoppiasse la moda amorosa e ferramentosa, lasciateci passare il termine. Segno che i sentimenti non hanno età, per esprimersi hanno solo bisogno di stimoli. La segnalazione era giusta, chissà in quante città ci saranno lampioni pieni di lucchetti come questo. Gli innamorati del terzo millennio, i loro nomi li scrivono sul ferro e poi buttano via la chiave. Non c'è bisogno che sia l'acqua del Tevere, quella del mare va anche meglio. L'importante è che l'amore trionfi, anche appeso ad un lampione, con la forma di un lucchetto.